questo non possiamo aprire più. Apriremo assieme. Sì. C'è riso prodotto da riso importato direttamente dal miglior you can eat che poteva stare a Bari. È mozzarella. È mozzarella proveniente direttamente da Napoli. Dove stiamo? Dove siamo? Caianello, le famose mozzarelle di Caianello. Buone. Mentre io non so ancora se devo mangiare. Nel caffè. Io ho 5 anni senza patente e un anno con patente. Bisogna crederci sempre fino alla fine. Ma fra, dammi una bottiglia, gentilmente. Siamo arrivati a Siena stasera, sono contento di combattere per la cintura Slam, grazie al mio maestro per questa opportunità, sono pronto. Come on, let's go. Come on, let's go. Diciamo che il peggio è passato, tra allenamento e settimana di taglio peso sicuramente. Mi sento molto più rilassata essendo arrivata qui. Ora mi aspettano le ore più dure, che sarebbero quelle di scarico dei liquidi. E, insomma, gli ultimi chili da perdere. Però sicuramente è meglio, positiva e carica per sabato. Venerdì oggi, ieri siamo appena venuti qui a Siena per questo slam. C'è chi ha riposato e chi invece non ha riposato proprio. E niente, oggi yogurt greco e due biscottini. Oggi il peso di Anna Bruna. E domani finalmente secondo match da semiprofessionista classe A, un avversario bello tosto, imbattuto, un bel lottatore, speriamo di far provare un po' queste mani. Cosa vi posso dire? A pensare che nel 2020, quando ho visto i primi video dello slam, sono stati proprio i video che mi hanno fatto iniziare questo sport, perché per me era un sogno vedere, no, queste grandi federazioni italiane, queste promotion che organizzavano questi eventi qui a Siena in questa maniera, no, spettacolare. Nel giro di 2 anni vedere che comunque siamo arrivati a questo obiettivo, che domani si combatte, per me già è un grande sogno, infatti non vedo l'ora. Siamo carichi, siamo pieni di adrenalina. Niente, oggi purtroppo 1 litro d'acqua. Ieri con la carica di 8 litri dobbiamo iniziare un po' a scaricare per il peso. Infatti stamattina 79,8. Speriamo di mangiare qualcosa stasera perché è un po' dura per il peso. Oggi stiamo ancora quasi 3 kg sopra. Speriamo di poterla mangiare qualcosa stasera e poi ci aspetta, diciamo, il peggio, sudorina per perdere quegli ultimi chili di acqua. Siamo arrivati all'ultimo giorno, domani c'è il peso pure per noi. Speriamo di stare preciso al peso. Bel titolo dello slam, ringrazio D'Agostino, il mio coach che mi ha dato di nuovo questa opportunità di combattere per il titolo. Allo slam pure, grazie. Che mi ha fatto combattere per il titolo, spero di vincerla. Vedo che l'avversario è un altro avversario forte, però spero di vincere questo titolo.
che arrivi domani per poter mettere in mostra il frutto di tutti i sacrifici che facciamo ogni giorno. Il mio avversario non lo conosco, ho visto solamente che ha fatto judo, quindi è un lottatore. Io mi ritengo un fighter versatile, ho iniziato facendo, diciamo, subito MMA a 17 anni e quindi mi sono allenato sempre su tutti i campi, striking, lotta e tutto il resto. Sono molto contento di combattere per questa promotion, lo Slam, una promotion importante, esiste già da parecchi anni in Italia, quindi sì, sono molto contento di partecipare, soprattutto perché ci hanno combattuto un sacco di atleti italiani e anche europei, quindi poterci combattere è una grande opportunità. Devo ringraziare soprattutto il mio maestro, Agostino De Rosa, ci ha fatto uscire, diciamo, dal nostro territorio, zona sud Italia. Abbiamo anche fatto altri match all'estero e nord Italia. L'unica cosa sicura è che, come ogni volta, dentro la gabbia darò il massimo, darò il 300%. Combatto soprattutto per la mia famiglia, per i miei amici e la gente che mi sostiene e che mi vuole davvero bene. Porto la felpa di Rocky Balboa perché è il motivo per la quale ho iniziato a fare questo sport. Ora l'ho portato come portafortuna. In un mio periodo un po' negativo, quando ero piccolo, avevo 17 anni, per puro caso, una mattina restai a casa, ero con la febbre e non andai a scuola. Per puro caso misero una maratona di Rocky Balboa dal primo all'ultimo e tutto il giorno sono stato davanti alla televisione a guardare tutti i Rocky. Così mi venne, diciamo, l'ispirazione di voler fare box. Però siccome non c'era box nel mio paese, non c'era nessuno che insegnasse box, ho iniziato a fare MMA, la quale poi non ho più saputo farne a meno. E quindi oggi mi ritrovo qui a Siena in uno dei tanti match che ho già fatto. È solo l'inizio, perché ce ne saranno tanti, tanti altri. Sale, proteine, creatina, potassio, magnesio forte e un idrodotto. Porta.
mamma del mio padre. Questi match sono andati tutti per bene, sono serviti per tutti quanti. Tutti quanti. Andrea ha fatto un ottimo match, Nicolò pure, ma per sbaglio, sempre Nicolò per sbaglio. Vabbè, diciamolo. Vabbè, è scarso, ammettiamoci che. Direi che ci siamo adesso. Fa male ancora la testa per tutti i morire. A me mi fanno male i testicoli, per la verità. Cambiamo il discorso pure. Prendi questa meraviglia. Siamo ancora a Roma, ci siamo fermati a mangiare. E voglio dire due parole sul match. Nonostante tutti i sacrifici che ho fatto per venire qua a Siena, è andato un po' male, per dire, perché stavo andando bene, ho messo dei bei colpi, l'avversario siccome era un lottatore non è riuscito neanche a portarmi giù, quindi un'altra soddisfazione. Va bene, il secondo round successe che gli do un colpo giù e lui fa finta di essere fatto così tanto male che non poter continuare più. Poi là è finito il match e mi dispiace perché ho fatto la dieta e tutto, che potevo vincere tranquillo, però lo rifarò. Ci vediamo il 18 a Messap. Sono contento del match, di come è andato e... finalmente posso, capito pure quanto valgo, soprattutto contro dei lottatori. So che me la posso cavare benissimo sulla difesa di takedown. Per il resto ho fatto un bellissimo match, sono stracontento. Ho dominato per tutti i tre round scambiando in piedi e ho capito molto anche sulla gestione del match, quindi sono stracontento di questa esperienza. Dai, ci vediamo tra due settimane. Diciamo un match che è iniziato molto bene, con una fase di striking. Il mio avversario era mancino ed era un judoka. Io e il mio coach, questi non abbiamo ben impostato bene. Stavamo facendo quello che dovevamo fare, cioè tenerlo a distanza e colpire sempre con una combinazione di colpi, finendo con un low kick. Allora iniziamo con la fase di striking, scambiamo un po'. Il mio avversario prova la prima volta a portarmi giù con un double leg, però riesco a difendermi bene e riesco a staccarmi. Poi c'è un secondo tentativo fino a una parete e già lì per la prima volta se ne vengono le dita dal guantino e l'arbitro ferma un secondo il match per aggiustarmi il guanto, poi ci fa ripartire, ci giriamo un po' a parete, poi finiamo a terra, stavo subendo la side, riesco dopo una trentina di secondi riesco a girarmi e nuovamente se ne vengono le dita dal guantino. Io faccio come un segno con la mano all'arbitro per fargli capire che sono venute le dita dal guantino e l'arbitro invece ferma il match pensando che io mi stessi arrendendo. E quindi male, molto male, perché dopo tanti sacrifici fatti, il viaggio lunghissimo, 3 giorni in hotel lontano da casa per non aver avuto neanche la possibilità di esprimermi al meglio, perché stavo in ottima forma mentalmente, fisicamente stavo in una forma pazzesca e purtroppo non ho potuto dimostrare il mio valore.
però pazienza, questa era una cosa che magari ho sbagliato io a chiamare in un certo momento, ad avvisare l'abito in un momento sbagliato, dove lui ha capito altro. Purtroppo sono questi che accadono, e questa è per me la seconda volta che perdo per errore arbitrale. Fa niente, ci rivedremo al prossimo match. Ciao ragazzi, allora è terminata questa bellissima esperienza allo Slam 14 a Siena. È stata un'esperienza bellissima, un'esperienza molto tosta per me sicuramente, perché per la prima volta ho combattuto nei flyweights. È stata un'esperienza bella tosta per quanto riguardato il taglio del peso. Diciamo che la vera battaglia è stata quella, poi il resto è stato bello. È stato un bel match tirato, comunque con un'avversaria molto preparata e anche più, diciamo, esperta di me a livello di esperienza marziale. E diciamo che il peggio è passato nel momento in cui è finito il taglio del peso. Vorrei comunque ringraziare chi mi è stato vicino, ovvero il mio maestro in primis, tutti i miei compagni che erano lì presenti, che sono stati la mia benzina in un momento quasi buio, diciamo, pre-match. E che dire, prima del match, poco prima di entrare, insomma, ho avuto una carica fortissima, mi sono motivata tantissimo pensando a quello che è successo prima, il lavoro fatto, svolto prima in palestra, poi pre match e quant'altro. E che dire, sono super soddisfatta della mia performance e pronta ad affrontare nuove sfide. Grazie a tutti. Questa è la seconda esperienza che facciamo lo Slam come team. Siamo stati nel lontano 2016, se non erro, con Francesco Nuzzi, e ora siamo ritornati con Anna Bruna come pro, Anna Bruna Rados, Andrea Ottomano, Jürgen Cucci e Nicolò Bitetto. Che dire, riguardo ai dilettanti, ai match amateur, potevamo andare meglio, ma semplicemente perché i ragazzi sono stati un po' sfortunati. A parte Andrea, che comunque ha fatto un bellissimo match, potevamo dare di più? Sì, sicuramente, però sono soddisfatto comunque della sua prestazione, perché ha fatto veramente una guerra. Mentre Jürgen stravince il primo round, mettendo in seria difficoltà l'avversario, quasi arrivando allo stop tecnico. E niente, al secondo round parte un low kick colpendo le parti basse dell'avversario. L'avversario fa passare 5 minuti di recupero, sembrava molto tranquillo che avrebbe recuperato, poi si ributta a terra stranamente, dice di non poter continuare, ma secondo me ha solo voluto ritirarsi. Anche per lui, per me ha vinto, quindi importante è il risultato che conta nella testa, la vittoria. Per me Jürgen ha vinto. Mentre Nicolò, partito benissimo, striking di un livello superiore. Sapevamo che l'avversario era un forte judoka, già comunque campione nel suo stile. Su un lavoro a parete che Nicolò ha difeso benissimo, ha uscito, diciamo, una proiezione da judoka abbastanza esplosiva, vanno a terra. Durante la lotta a terra, mentre Nicolò si stava rialzando, Nicolò richiama l'attenzione dell'arbitro segnalando che il guantino si era sganciato dalle mani, quindi è uscita la mano fuori dal guantino. L'arbitro l'ha presa come una risa e giustamente ha fermato l'incontro, però in realtà non stava battendo, perché non c'erano neanche i presupposti, neanche stava dando colpi all'avversario, quindi stava semplicemente in posizione di sprawl. Vabbè, è andata così. Anna Bruna invece ha fatto tutto con giudizio questa volta, e ha ascoltato l'angolo, è stata molto paziente, nonostante ha dovuto affrontare 2 giorni d'inferno per quanto riguarda il taglio peso, ma non perché non stava in peso, semplicemente perché si era bloccato il metabolismo, perché ha fatto il taglio un mese prima per un altro match in Egitto, quindi diciamo ha avuto un blocco.
ed è stata dura scendere, però alla fine ci siamo riusciti a, e ha fatto tutto ciò che doveva fare. Ha vinto per KO tecnico con un avversario più esperta al secondo round. Bene così, sono contento di questa trasferta. Io ringrazio i miei atleti per diciamo, il successo che stiamo avendo. Spero che continuiamo così, con la strada giusta e con la testa giusta, perché se tutti abbiamo la testa giusta, arriviamo tutti. Okay? Ringrazio anche Giuseppe che ci sta riprendendo, Giuseppe di Lecce, e lo sponsor di Alessandro Franco. Grazie a tutti e alla prossima. Bella. Un applauso alla gara!